questa fotografia ci mostra bene che l'energia fa la differenza tra la ricchezza e la povertà. E d'altra parte non abbiamo neanche bisogno di andare poi così lontano per vedere questa differenza tra ricchezza e povertà. Basta che guardiamo anche il confine tra Italia e Africa, lo vediamo subito, no? Ecco, l'energia è molto importante, non solo perché la usiamo in ogni momento della nostra vita, ma forse non pensiamo che c'è in realtà anche tanta altra energia, che potremmo chiamare energia nascosta, in qualsiasi oggetto che abbiamo attorno. Per esempio si può fare un semplice calcolo, si vede che per fabbricare un computer con dei materiali basi ci vogliono anche una quantità di energia che è circa 240 kg di petrolio. Da questo deduce che un computer ha già consumato i 3/4 della sua energia, quindi non deve essere acceso. Lo stesso vale per l'automobile e per qualsiasi altro oggetto utilizzato. E purtroppo vale anche per il cibo. Si possono fare sempre dei semplici calcoli e si vede che per allevare una mucca ci vuole una quantità di energia pari a circa 1000 litri di petrolio, se mi permetti di questa cosa. Diceva, perché la mucca mangia il petrolio? Certamente no. Però per allevare una mucca bisogna prima arare la terra, poi fertilizzare, e poi dopo raccogliere, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto sta che dovete sapere che ogni volta che mangiamo un chilogrammo di carne di vitello, qualcuno ha utilizzato anche 7 litri di petrolio. Se voi andiamo a comprare i pomodori di serra, dovete sapere che per fare questi pomodori è stata messa dentro una quantità di energia 50 volte quella che ci danno qui dopo. Quindi si capisce, insomma, che l'energia è importantissima. L'agricoltura geologica, molti dicono che non è altro che una fabbrica che converte il petrolio in cibo. L'energia è il vero potere che controlla il mondo, molto più della politica, molto più anche della finanza, dell'industria. E allora, per capire un pochettino il problema dell'energia in senso generale, cominciamo da una frase di Italo Calvino che diceva: se vuoi capire bene una cosa o un problema, devi guardarle da lontano. Ecco, allora guardiamo da lontano il nostro problema, che vuol dire guardare la nostra terra da lontano. Allora ci accorgiamo che la nostra terra non è altro appunto che un'astronave. È un'astronave che viaggia nell'infinità dell'universo a velocità altissima, 29 km al secondo, ma non consuma energia per viaggiare e dice che bisogna di tanta energia per mantenere vita il suo equipaggio. L'equipaggio è molto numeroso, siamo 6,7 miliardi di persone, siamo in forte aumento, ogni anno c'è un aumento di 75 milioni, pensate che è quasi la popolazione della Germania, quasi una Germania in più ogni anno abbiamo. E poi per la cronaca possiamo anche notare che ogni minuto nascono 24 cinesi, 32 indiani. E ringraziamo che i cinesi hanno solo un bambino per famiglia. Quindi sono tutti numeri, diciamo, questi di cui dovremmo tener conto, ovviamente. Ecco, allora che problemi ha questo? Che problemi hanno questi passeggeri di questa astronave chiamata Terra? Beh, tanti problemi lo sappiamo. E lo so, di solito si parla di cibo, acqua, salute, ambiente, energia. Ci sono anche altri problemi più gravi, la democrazia, la pace, l'istruzione. Comunque, se andiamo a questi problemi, diciamo così, concreti, uno potrebbe pensare che cibo e acqua sono più importanti dell'energia, invece non è così. Abbiamo già visto che per avere cibo c'è un sacco di energia. Allo stesso modo si dice che il problema del petrolio di questo secolo non sarà tanto il petrolio, sarà l'acqua. Perché mentre il petrolio può avere dei sostituti, l'acqua non ha sostituti. Invece non è vero, l'acqua ha sostituti. Sembrerà strano, ma il sostituto dell'acqua è l'energia. Se io ho energia posso avere acqua finché voglio, prendo l'acqua del mare, ottengo energia, mi sarà l'acqua del mare, o anche l'acqua delle fonti, quello che volete voi. Quindi si capisce subito, insomma, che la vera emergenza è quella dell'energia. Allora com'è la situazione? Che energia usiamo al giorno d'oggi noi? Beh, tutti lo sanno, usiamo essenzialmente l'energia, diciamo fossile, quindi petrolio, gas naturale, carbone essenzialmente. Ecco, tutte cose molto facili da usare, molto comode, sono delle risorse che vanno trovate appunto qui, diciamo, nelle viscere della terra e che usiamo con grande prodigalità. E però stiamo accorgendoci che l'uso di queste risorse, cioè di questi combustibili fossili, porta anche dei problemi. È già un po' che ce ne accorgiamo, ce ne stiamo accorgendo sempre di più. Io ce ne ho tre di questi problemi. Il primo è, come tutti sanno, che i combustibili fossili sono appunto una specie di regalo che la natura ci ha fatto
e sono una risorsa, potremmo dire, in termini economici, una tanto, una volta usati non ci sono più. Lo sanno tutti questo, lo sanno anche nel paese del petrolio, che è l'Arabia Saudita, dove c'è un simpatico proverbio che dice: mio padre cavalcava un cammello, io un altro, mio figlio pilota una navigazione, suo figlio cavalcherà un cammello. Ma hanno poi detto che in realtà non ci sono più neanche i cammelli, perché se uccide non abbiamo davanti più tutto che avrebbe fatto. Adesso questa è una specie di scherzo, ma se vogliamo vederlo da un punto di vista, diciamo, scientifico, il problema, allora dobbiamo parlare di quella cosa che si chiama picco, di cui si parlerà sempre di più. I giovani stanno ossessionati in futuro della faccenda del picco, picco del petrolio, picco del gas, picco del carbone, picco del metano. Cosa vuol dire? Vuol dire che appunto il petrolio inizialmente era facile da tirare fuori, non è che bastava piantare, diciamo, un tubo di fuori forse una fontana, in certo senso. Poi naturalmente abbiamo scappato sempre di più, e siccome è una risorsa non rinnovabile, si capirà che a un certo punto ce ne sarà sempre di meno e sempre di meno. Quindi finirà l'era del petrolio facile e comincerà l'era del petrolio difficile. Questo vuol dire che passeremo appunto per un picco di produzione. Perché non interessa a nessuno chi userà l'ultima goccia di petrolio, interessa moltissimo quando raggiungeremo il picco, perché raggiunto il picco vuol dire che sorgeranno i problemi, no? Succederà che aumenterà il prezzo, ci saranno crisi economiche, instabilità politica, guerre per ottenere. Allora il problema è il nostro picco, quando è che lo raggiungeremo? Beh, ci sono due scuole di pensiero, è anche difficile di sapere esattamente, c'è chi dice che i pessimisti ci siamo già in questi anni qui. E c'è chi invece dice no, sarà fra altri 30 anni. Vabbè, il problema dei 20-30 anni non interesserà più, ma i giovani che sono qui certamente sì. E loro sentiranno parlare sempre di più questo picco. D'altra parte, se consideriamo il fatto che tutte queste cose qui, aumento del prezzo, crisi economica, stabilità politica, guerre ci sono già oggi, perché da troppo i pessimisti, no? Perché appunto il petrolio a un certo punto è sempre più difficile che è fuori. Vedete, questo qui è un grafico da adesso, una volta lo tiravano fuori e si dava terra, sotto il mare, a poca profondità, poi sempre più giù, è più difficile, viene sempre di meno, è sempre più costoso. Anche poi c'è quel problema che tutti conoscono, che il petrolio non è che è dovunque, per esempio in Italia non c'è, petrolio e gas naturale sono prevalentemente in questa zona del mondo che viene chiamata ellisse strategica per motivi controlli. Vediamo un pochettino come stanno le cose negli Stati Uniti. Vedete, negli Stati Uniti hanno già raggiunto il picco, la produzione sta diminuendo, evidentemente hanno già raggiunto il picco, però il consumo sta aumentando. Allora cosa succede? Che dovrà aumentare l'importazione, sta aumentando l'importazione. Allora non è che se per caso uno mette insieme, diciamo, questa figura, cioè dov'è il petrolio, questa, chi la consuma, non è che per caso viene fuori questa figura qui? Perché il petrolio si va a prendere appunto dov'è. Dopo poi ci si può anche scherzare sopra fino a un certo punto. C'è una vignetta che dice bussate per trovare il nuovo giacimento di petrolio, basta intensificare l'esportazione della democrazia. Vabbè, a parte queste cose qui, andiamo a vedere un altro problema importante. Cioè non solo si esaurirà il petrolio, però c'è anche un altro problema, che quando noi usiamo questi combustibili fossili sappiamo che causiamo gravi danni alla salute dell'uomo e dell'ambiente. Perché appunto non dobbiamo dimenticarci, e spesso purtroppo ce lo dimentichiamo,